una giornata leggermente ventilata, non so se si sente, comunque c'è un bel ventone. Alla tenera età di 36 anni ho deciso che è raggiunto il momento di darmi una piccola calmata temporanea e quindi ho detto, ma diamo un po' di respiro a questo organismo, facciamo un bel programma di benessere, di salute, di purificazione da tutte le tossine che ho all'interno. Vai! Colché mi sono iscritto a questo programma di cui avevo sentito parlare e ho detto facciamolo, ok, ci sto. Mi hanno detto che era un po' impegnativa la cosa, ma non mi sarei mai immaginato quanto impegnativo davvero era. Come funzionava? Praticamente dovevo andare in una palestra dove appena arrivato dovevo poggiare tutta la roba, prendere un po' di vitamine e partire per una corsa di un'oretta, 45 minuti intensi di tutto il quartiere, su e giù, stradine, vicoletti, gira, vai, su, ritorna. Ero già bello proprio morto, cotto, grondante di sudore che non ce la facevo più quando tornavo, ma quella era solo la prima tappa, perché appena tornavi nella palestra, la palestra ti accoglieva con una sauna fantastica dove venivi inserito all'interno e dove dovevi restare fino a quando alzavi bandiera bianca dopo un bel po' di ore, dicevi non ce la faccio più. Sì, potevi uscire ogni tanto dalla sauna per farti una doccetta rinfrescante, ma a questione di un minuto o due, poi dovevi stare sempre fisso dentro la sauna. Programma quindi di benessere bello intenso, cioè proprio un lavoro fisico sistematico per far uscire tutte le tossine che hai dentro il corpo. Quindi io mi ritrovavo ogni giorno, perché questa cosa la dovevi fare tutti i santi giorni, un giorno dopo l'altro, incluso sabato e domenica, festivi, non c'era tregua finché non lo avevi finito il programma, cioè quando lo iniziavi lo dovevi poi portare a termine. E quindi io mi trovavo tutti i giorni dentro questa sauna, sdrenato dalla corsa che avevo fatto, che non sapevo che fare di me stesso. Volevo morire perché non c'era niente da fare, non c'era nessuno con cui parlare. Era una cosa terribile, in più insomma è impegnativo stare dentro sta sauna bollente lì da solo a non far nulla. All'inizio ho escogitato un po' di sistemi alternativi per distrarmi, del tipo mi portavo delle carte oppure una micro radiolina. Però insomma il problema non si risolveva. Sì, la mia salute migliorava, le tossine uscivano, ma lì faceva sempre un caldo e il tempo non passava mai. Fatto sta che stavo dentro una palestra, giusto? Quindi, stando dentro una palestra, ho cominciato a guardare fuori dal vetro della porta della sauna e chi vedo? Vedo un sacco di ragazzi che certi giorni, a certe ore, transitano, vanno a fare le docce che sono accanto alla sauna, guardano dentro, fanno dei sorrisi, fanno delle battute, non so cosa dicono, ma mi immagino, dicono ma questo chi è? Ma cioè, ma che fa tutti i giorni là dentro la sauna? E vabbè, io sul momento abbozzavo, fino a che qualcuno di loro ha preso coraggio, ha bussato, è venuto dentro, oppure è venuto proprio perché voleva farsi un po' di sauna anche lui, e abbiamo cominciato a fare amicizia, ci siamo conosciuti e ho scoperto che in quella palestra c'era un'accademia di Kung Fu basata proprio sulla filosofia e sui principi del Jeet Kune Do di Bruce Lee. Cioè il maestro che c'era lì, Sifu Alessandro Colonnese, era proprio completamente impregnato del pensiero di Bruce Lee, ma non in maniera esagerata, in maniera costruttiva, positiva. Fatto sta che facciamo amicizia, questi sono carini, simpatici, mi vengono a trovare, capiscono la mia situazione, mi compatiscono un po', quindi mi portano dei regalini, vengono lì a raccontarmi le barzellette, eccetera, e il mio tempo passa più velocemente. Sono loro stessi, infatti, che poi mi dicono: senti, ma se sopravvivi a questa avventura, facci un regalo. Se sopravvivi invece che accendere un cielo alla Madonna, perché non ti vieni a allenare qualche volta con noi? Beh, io avevo già i miei begli anni, però insomma in sta palestra c'ero andato per far star bene il mio organismo. Loro facevano uno sport e mi invitavano a allenarmi, sarebbe stato un po' senza senso dirgli di no. Fatto sta che gli ho detto di sì. Ho cominciato ad andare lì quando ho finito il programma di benessere, il mio corpo era al massimo della forma e ho cominciato ad allenarmi con loro. Ero l'ultimo della fila, ero il più anziano di tutti quanti. Fatto sta che io non ti so dire come né perché, ma nel giro di 2 anni e mezzo
ho preso la cintura nera di Kung Fu e sono poi diventato presidente di questa associazione. Quindi grandissime soddisfazioni, perché questo maestro e questa palestra mi hanno arricchito sia dal punto di vista culturale, perché Bruce Lee poi non è questo personaggio che tira i calci in volo nei film di azione, ma è veramente un filosofo di vita profondissimo, interessantissimo, dal quale ho appreso una marea di cose. E dall'altra parte ho trovato un piccolo esercito di amici caldi, appassionati, sinceri, disposti a tutto, con i quali ho speso momenti bellissimi, indimenticabili di questi circa 10 anni che ho frequentato la palestra del Sifu Colonnese. Morale della favola: magari parti per una direzione e finisci tutto da un'altra parte. Quello che è importante è rendersi disponibile a fare questi viaggi, andare anche dove devi essere l'ultimo della fila e dove non sei nessuno, perché ecco, i dati dicono che se tu ce la metti tutta, a volte puoi arrivare dove neanche tu pensavi fosse possibile arrivare.